La inaugurazione del nuovo museo dell'Acropoli ad Atene è stato nel 2009 un evento di grande portata per il paese e per l'Europa in generale, ma per il mondo direi, perché ovviamente infiniti aspetti delle nostre culture si rifanno all'ideale di Atene, alla democrazia, a ciò che rappresenta ancora l'Acropoli per tutti noi. L'opera nata nel 2009 è appunto questa che vedete in basso nell'immagine e che è un museo costruito con formule molto innovatrici per diversi aspetti e soprattutto con una sorta di sopraelevazione che è fuori asse rispetto all'edificio principale. Cioè, l'edificio principale si allinea al reticolo neoclassico di Atene, che poi anche questo è un revival, diciamo, dell'antico, nato nei primi decenni dell'Ottocento con l'indipendenza della Grecia, eccetera. E però la parte superiore di questo museo è orientata secondo l'andamento del Partenone. E quindi lo spunto di questa immagine è proprio che si coglie il parallelismo tra la cubatura anche, tra il volume del Partenone sull'Acropoli e questa teca, come si chiama, con termine greco, poi anche di uso moderno, che comprende i calchi e gli originali superstiti, ancora superstiti in Grecia, in Atene, della decorazione del Partenone, che come vedete è il punto culminante poi del museo stesso. In una veduta laterale dell'edificio avete un'idea di come si sovrapponga la teca di cristallo all'insieme dell'architettura in cemento armato, che ha una distinzione logica delle parti che adesso vedremo sviluppando l'insieme anche alla luce del progetto dello stesso architetto. Questa foto mette ancora una volta in parallelo la teca in cristallo col Partenone sull'Acropoli. E qui abbiamo la sera dell'inaugurazione, un'illuminazione speciale che mostrava sul piano intermedio alcuni dei capolavori arcaici del tempo iniziale, insomma della plastica greca monumentale, custoditi appunto nel Museo dell'Acropoli. Il Museo dell'Acropoli aveva sede in principio sull'Acropoli stessa, era molto modesto di struttura e di area e quindi ora, diciamo, queste opere hanno trovato una logica del tutto diversa. Una delle trovate di Ciumi è stata quella di riprendere il motivo dei piloti, che erano quelli insomma dell'architettura francese che conosciamo, di Le Corbusier, però di moltiplicarli con un procedimento che Ciumi ha studiato in funzione degli archeologi di campo, i quali naturalmente al momento delle fondazioni di quest'opera grandiosa hanno trovato moltissime cose antiche, perché il sottosuolo di Atene, come quello di Roma, è molto generoso. E naturalmente non erano disposti a demolire questi materiali di scavo, anche modesti, ma comunque di grande importanza topografica. E allora Ciumi ha ideato la piattaforma circolare sotto a ogni elemento del pilotì, e questa piattaforma poteva essere ruotata come volevano gli archeologi, in modo che i pilastrini secondari andassero in zona neutra, non sulle murature antiche. Naturalmente, una volta stabilito il posto, si blocca tutto il complesso, non è che sia girevole, ma insomma era girevole al momento del progetto. E quindi è una cosa geniale che ha consentito il respiro di tutto lo scavo, che è anche visitabile direttamente, e comunque visibile dall'alto attraverso i cristalli. Questo è diciamo, l'ingresso al complesso monumentale, che è tutto lastricato di cristallo. Entriamo dunque nel nuovo museo dell'Acropoli e troviamo questo lastricato trasparente che consente la lettura dello scavo e subito ci si presenta una rampa piuttosto ripida con sul fondo il timpano di un tempio. Il timpano di quel tempio non è il Partenone, è un tempio arcaico più antico, che si trovava nella parte centrale dell'Acropoli e quindi praticamente in asse con l'ingresso dell'Acropoli, che era quello dei Propilei, che sono appunto, significa questo, insomma, l'avamporta della
dell'Acropoli stessa. E quindi quello scalone del museo è una replica in qualche modo della scala antica che metteva all'Acropoli. E adesso lungo le pareti di questo accesso al museo sono disposti significativamente i ritrovamenti sul pendio dell'Acropoli, perché anche il pendio dell'Acropoli era animato da santuari, piccoli edifici, eccetera. E quindi è ancora più organico, diciamo, il risultato. Si arriva poi a questo tempio arcaico che inaugura il Salone dell'Arcaismo, che è veramente sorprendente, anche se l'arcaico, nella preparazione anche scolastica dei nostri studenti liceali, è in realtà la parte più omogenea e chiara perché c'è una linea evolutiva precisa, cioè la conquista dell'immagine fisica, cominciamo da quella dei cavalli e come quella dell'uomo, e questa quadriga che appunto dovrebbe essere un oggetto votivo, un dono per una vittoria agonistica, dà luogo a immagini semplificate, stilizzate, ma capaci di un vitalismo completo. Monumento tra i più famosi nel mondo archeologico, ma insomma anche al di là della specializzazione, è questa statua che viene anche definita core Colpeplo nella convenzione archeologica, ma in realtà è stata ricostruita come la dea Artemide e si è potuto anche ricostruire dalle tracce di colore il panneggio decorato, ricamato praticamente nell'intenzione degli artisti. Ecco questa immagine giovanile di divinità come si presenta nel salone dell'arcaico, che è un salone con alti pilastri, pieno di luce, è affidato alla luce naturale, appena filtrata, e ha la caratteristica di dare uno spazio che mai avevano avuto le sculture arcaiche, che sono disposte come in un effettivo dialogo, cioè volte in varie direzioni, il pubblico girandole incontra frontalmente sul fianco, poi gira alle spalle, cioè si ha il senso proprio di una popolazione sovrumana discesa dall'Acropoli tra il popolo. Ecco, questa è la sensazione, vedendola anche animata dai greci che hanno sempre più intensamente abitato, possiamo dire, questo museo, cioè viene visitato ininterrottamente dalle scuole, dai privati, anche, ho visto anch'io, l'ho visitato più volte, anche persone chiaramente che vengono da paesi di montagna, proprio che sono venute a vedere questa meraviglia e trovano questa possibilità di parlare praticamente con le statue. Questa è una core, ma che si distingue dalle altre per la statura eccezionale, che è superiore alla statura umana, quindi potrebbe essere un'immagine stessa della dea di Atena, a cui era dedicata poi, insomma, era il culto principale dell'Acropoli, e comunque è eccezionale per la qualità di lavorazione e per il fatto che è firmata da uno scultore Antenore, che ha inventato, diciamo, questi panneggi che vengono chiamati a canna d'organo, la spiegazione è evidente nell'aspetto, e addirittura queste piegature, che sono di gusto ionico, queste pieghe a zigzag del drappeggio, sono scavate con piccoli trapani all'interno, in modo da dare un'ombra che dà una vitalità impressionante alla stoffa indossata così quasi al vero. E è interessante il confronto con un'opera che è nel Tempio di Apollo a Delfi, dove Antenore si era recato seguendo una famiglia di Atene, gli Alcmeonidi, che erano gli oppositori del tiranno Pisistrato. E quindi c'è una realtà politica dietro a questo spostamento del maggiore artista del tempo. Antenore poi ritorna ad Atene con la famiglia degli oppositori, perché intanto è morto Pisistrato e sono caduti anche poi è caduto anche il regime dei suoi figli, i pisistratidi, come si dice, e quindi nasce la democrazia ateniese e c'è una nuova dedica dei frontoni del tempio che si trova nella zona centrale dell'Acropoli, a cui appartiene questo magnifico pezzo che la stessa dea Atena che combatte i giganti, giganti che appunto nell'interpretazione più recente, vedendolo come opera della democrazia ateniese in opposizione a,
pisistrati, i giganti sarebbero la tirannide in qualche modo. È bello ed è dolce vedere la reazione popolare a queste statue così immediatamente accessibili. Il cavallo, appunto, che aveva incantato quella bambina, è questo di un persiano che però voleva essere presente sull'Acropoli. Non c'era ancora stata lo scontro, diciamo, dell'insurrezione ionica e poi della guerra portata dai persiani ad Atene, quindi c'era una coinè, diciamo, una comunità culturale tra Oriente e Occidente. E vediamo poi l'evoluzione rapidissima e formale dell'anatomia animale, come di quella umana, in questi scultori, che sono di età diversa tra loro, come vedete, se risaliamo anche al cavallo più arcaico che abbiamo visto, quello della quadriga in principio. Un monumento che segna un momento anche di cesura nella storia è quello che rappresenta un guerriero della battaglia di Maratona, dove gli ateniesi riuscirono a vincere con l'aiuto solo degli abitanti di Platea l'armata persiana, che era molto più numerosa, sorprendendo il nemico, perché gli ateniesi, i greci in generale, erano degli atleti, i militari erano degli atleti che ininterrottamente praticavano l'atleta, e in particolare la corsa con le armi, che era una delle gare che si facevano ad Olimpia, cioè fare la gara di corsa portando l'elmo, lo scudo e la lancia. Ora, questi ateniesi si scatenarono all'improvviso in corsa contro i persiani, quindi coprirono la notevole distanza del campo di Maratona, sfuggendo in gran parte alle frecce persiane, perché l'arma principale dei persiani era la nuvola di frecce, ma questi correndo, diciamo, ridussero molto il rischio, oltre che gli scudi erano estremamente favorevoli alla difesa, no? Questi scudi grandiosi, circolari. Nel rapporto della città con il museo c'è anche questo degli studenti d'arte, no? Gli studenti dell'Accademia, e qui vediamo questa ragazza che studia il torso di un kuros, che è la figura maschile, che ha esempi anche più completi, ma questo torso è certamente uno di questi pezzi nei momenti di cambiamento. Siamo appunto, diciamo, in periodo immediatamente precedente al 480, per cui diciamo, l'arcaismo proprio dimostra già di sciogliersi in un'adesione quasi al respiro della forma umana, no? Il movimento impercettibile delle parti. Quindi anche questo torso risulta molto espressivo, e però nella fotografia più grande vedete che c'è anche di spalle un kuros quasi completo, detto l'Efebo, perché è molto giovane. Crizio è un artista al quale è stata attribuita la statua sulla base di confronti. Le sculture che stiamo vedendo in questa sala dell'arcaismo sono tutte precisamente datate prima del 480, perché diciamo, la distruzione di Atene da parte dei persiani portò all'incendio dell'Acropoli e quindi alla devastazione dei templi, di tutte le più sacre memorie della città. E questo materiale, semibruciato a volte e distrutto, fu poi pietosamente raccolto dagli eredi, cioè da quelli che potevano tornare presto in Atene, e sepolto in fosse dell'Acropoli stessa, perché erano oggetti consacrati. E quindi anche si spiega questo stato di frattura della statua, però anche di perfetta conservazione delle superfici, perché nel caso appunto della figura di Crizio, l'opera certamente era stata eseguita pochi anni prima, o addirittura pochi mesi prima del dramma. In qualche modo l'arcaismo si chiude con lo stile severo, che ha delle punte di ricerca assolutamente nuove rispetto alla fase precedente, e con quelle che sono, ai nostri occhi, diciamo, a posteriori, diventano anticipazioni del classico più maturo e anche dell'ellenismo, se vogliamo. E questa immagine della Dea, che come una giovanissima figura meditante, pensosa, non si è mai saputo il significato preciso di questa stele, perché certo non è funeraria, essendo sull'Acropoli,
probabilmente un limite, un limite sacro di qualche tempio che viene contemplato dalla dea. E questo è il disegno di Bernard Schumi, l'originale, proprio lo schizzo, diciamo, creativo, col quale egli ha dato l'impronta che poi gli archeologi hanno interpretato e sviluppato nella sistemazione dei pezzi. Cioè, come vedete, l'ingresso è dove c'è la prima freccia, e con quella salita che comprende le opere trovate lungo le pendici, slope, no? Lungo le pendici, i trovamenti delle pendici dell'Acropoli. E qui a questo punto c'è lo scalone e si passa al livello dell'arcaico, col salone che abbiamo visitato. E da qui poi una scala mobile porta direttamente e quasi perentoriamente all'Acropoli, alle Gallerie del Partenone, come le hanno chiamate, da cui poi si discende, ecco, con un'altra scala mobile che porta al post-Partenone fino all'età romana. Cioè, è chiaro che qui dietro c'è un'ideologia classica, classicistica, se vogliamo, no? Cioè, si vede il Partenone come la punta d'arrivo di una ricerca, come infatti è come qualcosa che non è stata più eguagliata, cosa che dicevano già i greci. Insomma, Demostene dice cose come quelle del tempo di Pericle non le facciamo più. Insomma, cioè, effettivamente questa visione che poi ha nutrito tutto il classicismo moderno e ha fatto nascere anche l'acquisizione da parte di Londra dei marmi del Partenone, no? Lord Elgin con una dichiarazione del sultano turco che ce l'aveva con i francesi in quel momento, con Napoleone, che lo preoccupava molto, per fare un piacere agli inglesi, concesse a Lord Elgin di portare, c'era scritto in questa brevissima dichiarazione, che poteva portare tutto ciò che a figura o scritto sta sull'Acropoli di antico. E quindi lui si portò praticamente quasi tutta la decorazione del Partenone. E i greci hanno però molti frammenti originali, che sono quelli che nel caso delle metope, qui vedete, sono quelli che hanno una leggera colorazione giallastra, e in bianco sono i gessi, naturalmente, che sono i calchi dei pezzi rimasti a Londra. Qui vedete la straordinaria occasione che c'è in questo museo di contemplare proprio direttamente, come lo vedevano solo gli dèi poi, perché questo fregio era molto in alto, quindi in una zona, diciamo, nell'ambulacro tra il colonnato e la cella del tempio, quindi non era visibile, contemplabile, insomma, in tutti i dettagli, ma sempre perfettamente rifinito, come era nell'uso antico, e quindi si può contemplare ad altezza d'uomo, nella sua integrità, naturalmente completato con i gessi. Però quello che vediamo qui in primo piano è il lato occidentale, che è tutto greco e tutto ateniese, e fino a poco fa era proprio sul tempio stesso, e poi lì viene sostituito in quel caso dai calchi. Questo è il fregio, sempre della cella, il lato orientale, in una ricostruzione che tiene conto anche di pezzi poi andati perduti, quindi il lavoro fatto dai greci qui è prezioso anche solo sul piano filologico, cioè per restituire la visione comunque del Partenone, che poi è diviso anche in altre locazioni, oltre a quella principale di Londra. E qui, tra l'altro, c'è in questo frammento finale del gruppo degli dèi che accolgono la processione degli Ateniesi, perché il tema poi attorno alla cella è la grandiosa processione delle Panatenaiche, cioè della principale festa di Atene, nella quale la cittadinanza offriva il nuovo vestito alla dea, no? Il nuovo peplo che la statua doveva indossare. E gli dei che assistono alla processione degli Ateniesi sono compiaciuti, e in particolare la dea Afrodite, che è quasi perduta, c'è appena un pezzo della testa, ha la mano sulla spalla di Eros, di cui si vedono le ali dietro la figura del ragazzetto, no? E addirittura sulla testa del ragazzetto si vede l'ombrello che Eros tiene con la mano un po' sciattamente, e che è l'ombrello che deve proteggere dal sole la madre, perché le donne più nobili, insomma, le donne, la dea soprattutto, si proteggono dal sole, in quanto l'incarnato bianco, dai tempi di Omero, era la dote principale
della donna. E quindi è una scena domestica, no? Assolutamente colloquiale, di madre e figlia e figlio, che però è in funzione degli ateniesi che vengono indicati dalla mano sinistra della dea, no? Si vede che l'indice era puntato come a mostrare a Eros, che poi è significativo anche questo, no? Che Eros è quello che lega con l'amore, l'amore stesso degli ateniesi verso la dea e della dea verso gli ateniesi. Ma insomma, i messaggi della Grecia sono immensi, veramente, e scandagliano profondità impreviste. Il frontone, questo è il frontone orientale, quasi tutto a Londra, insomma c'è solo un frammento. È interessante vedere già come la portata del classico in antico avesse fatto legge per secoli, e la pittura che vedete sotto è una pittura del tempo successivo ad Alessandro, dell'ellenismo, in cui in Macedonia un pittore che dovrebbe essere Filosseno di Eretria, però di scuola ateniese, riproduce il dio Dioniso alla maniera del Dioniso del Partenone che stava nel frontone, e tra l'altro ha aiutato gli archeologi a risolvere il problema di cosa avesse nella destra il dio. Alcuni pensavano una coppa di vino, e invece pare che avesse il tirso, cioè il bastone sacro poi delle feste dionisiache, perché appunto è stato imitato in questa forma. Qui siamo sulla fronte orientale del Partenone, nella ricostruzione realizzata nel museo, e il finale qui del frontone orientale, e qui c'è il torso della dea Luna, Selene, che tramonta verso occidente, e che è uno dei frammenti che i greci hanno originale. È un caso in cui il frontone, pur essendo quasi tutto a Londra, si integra con qualcosa che è rimasto in Grecia. E così sopra la metopa che vedete con gli dèi che lottano contro i giganti. Ogni lato c'è un tema diverso nelle metope. Passiamo al frontone occidentale. Anche qui, nella sistemazione museale, vediamo sullo sfondo il fregio e le metope dello stesso lato occidentale, e questo gruppo è originale, è un padre e figlia, Cecrope, che era un re mitico di Atene, Pandroso, che poggiano su un serpente che è stato qui messo in calco, in gesso, che era un serpente benevolo, Erittonio, in realtà era una di queste entità primordiali, che è anche una configurazione regale. Il mito è pieno di misteri e di allusioni, e questa è una scena che può essere perfettamente goduta da chi visita il museo attuale, perché il gruppo di figure, le due figure, è orientato esattamente dove era orientato quello originale, che appunto era rimasto in Grecia. Qui è già fotografato in un calco che è stato posto nella localizzazione originale, mentre invece il frammento originale sta nel museo protetto. Ma comunque da questa parte, diciamo, le due entità fondatrici di Atene, insomma, erano questi re delle origini, vedevano una certa parte della città, e così appunto queste due figure guardano quella collina, che era la collina delle Muse nella tradizione classica. E questo, ecco, è un fatto di una suggestione estrema. Col sistema della parete di cristallo, queste statue tornano a vedere quello che Fidia voleva che vedessero, che erano anche allusive queste posizioni, perché c'erano, che so, le figure dei fiumi, il Cefiso e l'Ilisso, che erano orientate nella direzione in cui questi due fiumi abbracciavano la città di Atene. Ecco, guardate che cos'è l'acroterio del Tempio, ricostruito anche questo con un effetto perfettamente ricercato e ottenuto contro luce, perché gli acroteri erano queste estreme propaggini della decorazione au plein air, viste contro la luce del cielo, contro l'azzurro o il sole stesso. Partenone fu trasformato in chiesa cristiana con interventi non del tutto disastrosi, qualche taglio del fregio, naturalmente, alcune immagini furono scalpellate sul lato settentrionale del Tempio,
Ma comunque noi abbiamo in Italia, nel Duomo di Siracusa, un esempio assolutamente coevo e praticamente identico di un tempio, pure questo dedicato alla dea Atena, che era diventato in questo caso un santuario mariano, insomma dedicato alla Madonna, dove le colonne risultavano annegate nella muratura, visibili all'interno e all'esterno. Insomma, è una meraviglia. Il Duomo di Siracusa veramente andrebbe visitata Siracusa anche solo per questo prodigio, che ci dà un'idea esatta proprio di quello che era il Partenone per secoli, fino a quando poi non è intervenuta la conquista turca e quindi la trasformazione in moschea. Il bombardamento del Morosini, siamo nel 1687, distrusse il Partenone in realtà, perché il Partenone era stato trasformato in polveriera da guarnigione turca. Insomma, non per caso aveva riconosciuto la potente struttura di questa architettura e il fatto che il Partenone fosse tutto ricoperto da tegole di marmo massiccio. E quindi, insomma, si prevedeva che nessuna pallottola dell'epoca riuscisse a trapassarlo. Ecco, vedete lo squarcio che è rimasto sul fianco e anche i tentativi, appunto, soprattutto del progetto di Corres, di tentare parziali integrazioni, completamenti con lo stesso materiale, eccetera, per ridare il più possibile la volumetria dell'edificio. Il Museo dell'Acropoli, oltre appunto alla teca del Partenone, ospita anche degli elementi decorativi che vengono dal piccolo tempio di Atena Nike. Atena era anche detta colei che porta la vittoria alla città, e l'Eretteo, che sono anche tra i monumenti più visitati e più amati dai turisti per la loro ottima conservazione. E questo è appunto il sacello di Atena Nike, che in realtà fu anche ricostruito, ma ancora nell'Ottocento, perché i turchi l'avevano smontato per adoperare le pietre in una torre difensiva, comunque senza annientarle, diciamo, i fregi o altro. Quindi è stato ricostruito come un puzzle. E però alcuni pezzi della balaustra che correva ai piedi del tempio originali sono al Museo dell'Acropoli. E veramente sono tra le cose più spettacolari perché è un panneggio, quasi un tessuto bagnato, no? Che aderisce e che è l'ultima invenzione praticamente della scuola fidiaca, prima poi della classicità più tarda. L'Eretteo, ricostruito anche questo, ricostruito assolutamente, è quello che rimaneva di antico, ma insomma con piccoli accorgimenti che hanno riprofilato le lacune delle colonne, sempre da Manolis Corres, ci dà proprio le luci originali quasi di questo ambiente assolutamente unico, un complesso di santuari che si intersecano con la celebre loggia delle Cariatidi, che è una delle cose più famose e che ora è tutta di figure sostituite. Gli originali sono tutti al Museo dell'Acropoli, tranne una che Lord Elgin riuscì a portarsi a Londra proprio mettendo un puntello al posto della cariatide. Insomma, fu una cosa veramente di cui i greci ancora adesso si sdegnano. E questa invece è una copia che c'è nella Villa Adriana, alle porte di Roma, dove l'imperatore Adriano, amante del classico, fece ricopiare le cariatidi nella stessa scala, con gli stessi particolari, per cui anzi adesso noi ci serviamo delle copie di Villa Adriana per riconoscere quali oggetti avevano in mano queste figure, che in realtà erano delle danzatrici in onore della dea Artemide che si onorava in una piccola città del Peloponneso che si chiamava Cariai, e un culto che poi rimase a Sparta, questo di Artemide Caria. Per la prima volta le cariatidi sono esposte nel Museo Nuovo dell'Acropoli in modo tale che possono essere viste anche di spalle e circola molto una cartolina di questo soggetto che implica il gusto di contemplare le pettinature estremamente complesse e elegantissime di queste fanciulle, che sono nella sostanza uguali, no? Si potrebbero descrivere come una coda a doppia treccia, però in realtà sono tutte alternate nell'apertura finale, proprio con quella grazia, quel garbo che a volte
si colgono nel gruppo di ragazze che escono, hanno deciso, non so, di mettersi tutte in minigonna, però poi hanno qualche accessorio che cambia, qualche cosa che spezza l'omogeneità, diciamo, la scelta del costume. E questo è così, cioè certamente queste immagini, pur essendo figure di culto, figure qui idealizzate in un rapporto diretto col divino, però sono umanizzate da questo gusto del particolare che distingue. E così qui entriamo rapidamente nel percorso finale, che è quello appunto il dopo Partenone, comprese le cariatidi stesse, che sono in una fase avanzata della guerra del Peloponneso che finì nel 404, e poi la figura di Alessandro, che è molto ben rappresentata sull'Acropoli da questa testa magnifica, che è copia, ma una copia si direbbe ancora ellenistica, o comunque tra quelle di maggiore qualità che abbiamo, di un'immagine di Alessandro che è nota anche a scala colossale. Era un'opera di Eufranor, uno scultore del pieno tempo di Alessandro. E Eufranor è anche l'autore di questo Paride di bronzo che abbiamo in originale e del Filippo II, il padre di Alessandro, che faceva gruppo con Alessandro stesso. Ecco, quindi questo per dire che l'arte greca ormai si può fare con l'appoggio agli originali o a copie di eccezionale qualità, si può fare con grande risultato. E questa è la testa dell'Acropoli vista col colosso di Alessandro trovato in Turchia, che era però alla scala certamente dell'originale voluto da Eufranor. E quindi la statua colossale appunto dell'Alessandro, con la testa che è identica a quella dell'Acropoli, e gli imperatori romani che l'hanno serialmente ripreso per un'evidente ambizione, cioè l'imitatio Alexandri, che era uno dei motivi cogenti proprio della figura imperiale.